Bella a tutti ragazzi, sono il vostro The Det, bentornati nel mio canale. PlayStation 5 mi è finalmente arrivata da pochissimo e dopo aver passato una lunga agonia a settembre al giorno dei pre-order, dell'apertura dei pre-order, dove non sono praticamente riuscito a prenderla da nessuna parte, e poi successivamente al vero giorno di lancio, il 19 novembre, su Amazon, con un po' di culo, sono riuscito a comprarne una. Ho atteso invano che finalmente la spedissero, anche perché anche lì c'è stata una confusione tremenda tra le spedizioni e il vero restock di queste console. Comunque sia, finalmente è arrivata, pronta per la nuova generazione a venire, almeno in casa mia. Questo però non sarà il tipico video unboxing, in primis perché oramai questa console si è praticamente fatta vedere ovunque, si è parlato di ogni cosa passando tra pregi e difetti, e praticamente tantissime persone l'hanno ricevuta ancora prima di molti altri, tra i big vari di ogni genere, a maggior ragione qui su YouTube, e addirittura anche chi di videogiochi raramente ne tratta. Questa volta vorrei dare le mie impressioni a caldo su questa futura console da gioco e su quello che penso che al momento sia e che cosa possa offrire. In primis passerei all'estetica, che nonostante non sia fondamentale, devo però ammettere che questa volta la Sony ha davvero osato, rimanendo fuori dai canoni standard dello scatolotto da gioco, creando una console dalla forma audace ed inusuale. Senza troppi mezzi termini, credo sia una di quegli oggetti che o ti piace o non ti piace, se naturalmente vogliamo considerarla a livello puramente visivo. Questa volta, a differenza di Microsoft con il primo modello dell'Xbox One, credo sia proprio lei l'ingombrante di turno. È una cosa abbastanza strana, considerando che la prima PlayStation 4 era decisamente molto più piccola, e per secondo, essendo creata da una compagnia giapponese che è pienamente consapevole degli spazi di un'abitazione di un cittadino medio, dove appunto una gran parte vive in condomini o appartamenti molto poco spaziosi, adottare un simile mostro come prodotto finale. Sicuramente i motivi sono vari e variegati, passando dal chiaro aumento di potenza e alla chiara necessità di avere una dissipazione del calore efficiente, ma è comunque una scelta strana, quasi forzata, per creare un modello slim in breve tempo e che sicuramente arriverà prima o poi sul mercato. Così come tutti i lanci delle nuove console, anche PlayStation 5 soffre di diversi problemi, alcuni anche molto gravi, ma sinceramente non mi sarei mai aspettato nulla di diverso. Oramai è una prassi che chi acquista hardware nuovo firma anche una specie di sottocontratto come hardware tester, anche se inconsapevolmente. Prima di anche solo pensare a navigare tra le sue features e farmi un giro tra le varie sezioni, ho necessariamente dovuto prendere tutte le precauzioni e i consigli che sono stati messi a punto da chi la console ce l'ha tra le mani già da diverso tempo, o comunque dal suo lancio effettivo. Quindi come disabilitare la modalità riposo e assicurarmi di aver installato l'ultimo firmware disponibile, che fortunatamente corregge alcuni problemi più gravi e noti come l'errore dei download in coda o la cancellazione automatica dei giochi appena installati, giusto per citarne alcuni. Dopo tre buoni quarti d'ora ho finalmente provato il mio primo gioco, Astro's Playroom. Sicuramente non un titolo che pompa al massimo il nuovissimo hardware, ma non solo è un eccellente seguito del già super valido Astrobot per PlayStation VR, titolo che tuttora ritengo il migliore dell'intero catalogo, ma è un gioco che sfrutta a pieno regime tutte le nuove features del DualSense, un controller incredibile, comodo, fluido e con l'opzione degli haptic feedback sui dorsali che ho trovato semplicemente geniale e spero verrà sfruttato a dovere nei giochi a venire. Poter sentire le tensioni e gli attriti sui grilletti è semplicemente fantastico e ti aiuta molto a darti la sensazione di resistenza e pesantezza nella sua interazione, quasi a farti, diciamo, faticare per sentire lo sforzo nelle azioni. Dopo i primi alti e bassi iniziali mi sono poi reso conto effettivamente di cosa avevo davanti e che cosa molto probabilmente avrei avuto per gli anni a venire. Quando comprai la prima PlayStation nel lontano 1996, spesso mi chiedevo se la grafica dei filmati un giorno sarebbe poi diventata quella effettivamente dei giochi. E difatti, man mano che passava il tempo e si aggiungevano sempre più console nuove e potenti, è stato proprio come mi aspettavo, fino a raggiungere un livello più che eccellente con PlayStation 4 Pro o con Xbox One X.
Non posso ovviamente prevedere con esattezza quello che sarà il futuro di questa generazione, ma al momento non sento quel salto effettivo che ho provato sino ad oggi, da tutti questi anni che gioco. Sicuramente la risoluzione maggiore è il ray tracing, i caricamenti fulminei e un raggiungimento più efficiente e costante dei 60 frame nei giochi sono un'ottima, ottimissima cosa, ma sono semplicemente delle migliorie rispetto alla generazione passata, dove giochi come Ghost of Tsushima o Last of Us 2 avevano già tantissimo da offrire in termini grafici e visivi. Non ho sinceramente percepito quella vera sensazione di cambio generazionale, quella netta differenza che ho provato quando comprai tutte le altre uscite sino ad adesso. Spero veramente di sbagliarmi, ma giudicando anche solo quello che ho visto al momento e basandomi comunque sui limiti che ha questo hardware e che avrà per altri 6, 7, 8 anni quello che sia, temo che non mi sono sbagliato poi di così tanto. Molto probabilmente saranno poi proprio i giochi stessi che magari mi faranno gridare alla next gen, ma al momento l'unica vera cosa che mi ha stupito è stato il controller DualSense e quanto può effettivamente andare a migliorare la sensazione e l'esperienza di gioco in un mondo dove i grilletti laterali sono diventati oramai la base d'utilizzo per tantissimi giochi già da molti anni. Chi lo sa ragazzi, chi vivrà vedrà. Diciamo che da un lato sono contento per quello che c'è, ma temo che dall'altro so già effettivamente che cosa ci sarà. Cosa ne pensate invece voi di PlayStation 5? L'avete ricevuta? Siete stati tra i fortunati che siete riusciti a prenderla? Vi sta piacendo? Voi avete sentito il salto generazionale, come purtroppo a me al momento non è successo? E fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mi trovate tutti sui social, tutti i link qui sotto in descrizione. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao ragazzi.